Buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Buonasera, buonasera a tutti che ci seguite. Oggi 3 giugno 2020, altro collegamento importante di Liberi TV. Questa sera con Bobo Craxi, che non necessita di ulteriori presentazioni, figlio di Bettino Craxi, ovviamente, e con Pierpaolo Segneri, che ci aiuta in queste interviste importanti di un valore storico e culturale, cercando di lasciare appunto un segno sulla rete, su internet, per raccontare quello che accadde in un'epoca non molto lontana. E parliamo di un'epoca, prendendo lo spunto, diciamo, in questi giorni dall'anniversario della strage di Capaci, un'epoca insomma intorno all'estate 92, e proprio in questo momento si colloca il discorso di Bettino Craxi, uno dei due discorsi molto importanti che viene poi ricordato, in cui tra le altre cose era il discorso, diciamo, per quanto riguarda la fiducia al governo Amato. Stiamo parlando appunto del 3 luglio 92. Di questa parte, per appunto parlare di un qualcosa che ci sembra attuale, volevamo soffermarci questa sera, o prendere lo spunto questa sera, sul tema dei partiti, della crisi dei partiti, e quella che io ritengo sia una vera e propria, in qualche modo, anticipazione di quello e del rischio che una demolizione del sistema, anzi meglio dei partiti, con la loro importanza politica e anche culturale, poi ha portato all'arrivo del populismo e dell'antipolitica. È un po' una cosa che mi sembra abbastanza, insomma, attuale, che stiamo vivendo. Io darei subito la parola a Pierpaolo per in qualche modo introdurre in modo più approfondito. Lui, diciamo, è il nostro consulente storico e culturale in questo tipo di interviste. Intanto no, ti ringrazio tutti quanti voi. Saluto anche Vittorio, e diciamo che io intervengo anche sul piano politico, però l'elemento da sottolineare è che mi piace pensare che questi appuntamenti che stiamo portando avanti con Liberi.tv siano appuntamenti che possano essere utili agli studenti. Essendo io un insegnante, penso ai ragazzi del liceo, delle superiori, magari quelli che hanno gli esami di Stato e che magari sono nati ovviamente dopo il 1992, ma trovando in quest'anno, in quella data, degli spunti interessanti per capire meglio il nostro presente, no? Quindi abbiamo avuto già un incontro con Claudio Martelli, proprio facendo una carrellata sul socialismo liberale, arrivando nel 92, eccetera, fino alla strage di Capaci. Poi abbiamo avuto questo appuntamento, incontro importante con Enzo Scotti, che all'epoca
era ministro dell'interno, e oggi attraversando questo 92 vorrei che riuscire a trasmettere ai ragazzi, agli studenti, a chi non era ancora nato, agli universitari di oggi, qual era il clima che si respirava in quel 1992, no? All'inizio avevamo detto anche l'omicidio di Salvo Lima, tutto quello che è successo, la strage di Capaci, la morte di Falcone, e si sarebbe andati addirittura verso la strage di Via D'Amelio e anche la morte del giudice, del magistrato Paolo Borsellino. In questo frangente, tra questi due attentati, in mezzo c'è il giuramento per l'undicesima legislatura del governo di Giuliano Amato, perché ricordiamo che si era andata al voto e si era votato il 5 aprile di quell'anno, quindi il mese di marzo era stato un mese elettorale, di campagna elettorale, e in quel clima, oltre a questo attacco, diciamo, legato alla criminalità organizzata, alla mafia, a degli attentati ovviamente di alto livello, vorrei riuscire a trasmettere ai ragazzi, agli studenti, quello che si viveva in quel momento, perché lì, secondo me, ritroviamo la radice. Diceva Marco Pannella che radicale voleva dire andare alla radice del problema. Allora, preso come simbolo, questo anno 1992 ha un valore sia storico ormai, perché ormai la cronaca ha consegnato quei momenti alla storia, sia secondo me di cittadinanza e costituzione. È una materia di cui tutte le discipline dovrebbero tener conto, che la scuola cerca di affrontare, e lì c'è, come direi, la radice del problema, che ci può aiutare anche a comprendere meglio il nostro presente e quindi anche quello che sta succedendo oggi, al di là della pandemia, eccetera. C'è un passaggio fondamentale che si può comprendere solo se si capisce che cosa è successo quell'anno, qual era il clima e quali erano questi nodi che arrivavano al pettine e che creavano una frattura, una rottura tra quello che era stato il percorso della nostra Repubblica fino a quel momento e tutto quello che invece accadrà dopo. Quindi Gianni, mi fa piacere questo riferimento al discorso per diciamo il voto di fiducia al governo Amato, il famoso discorso di Bettino Craxi del 3 luglio 92, dove effettivamente tutto il clima che si respirava è espresso in maniera ineccepibile. Quello è un documento storico, proprio per capire che cosa stava accadendo, anche senza sapere ancora quello che sarebbe accaduto dopo. Però in quel momento fotografare quell'istante, quando ancora le cose non erano chiare, ma si facevano chiarezza giorno dopo giorno, e sicuramente la presenza di Bobbo può aiutarci a descrivere il clima, l'atmosfera di quell'estate, di quelle inizio estate del 92. Quindi vorrei dare la parola a Vittorio per rivolgersi proprio agli studenti, ai ragazzi, per raccontare che cosa stava accadendo e che aria si respirava in quel momento, fuori e dentro il Parlamento. Ma innanzitutto grazie per l'invito che mi avete rivolto, e lo interpreto come un atto di stima, anche perché sapete che fare parlare le parti politiche ormai considerate un rottame della storia è sempre un gesto democratico di grande rispetto. Ora, se dovessimo diciamo addentrarci nella temperie di quegli anni, non possiamo non tenere conto del contesto generale dell'anno in cui noi stiamo parlando. E quando parlo e mi riferisco al contesto generale, significa che noi siamo alla fine di una legislatura corrente nella quale il governo era retto da un'alleanza obbligata, cioè dal Partito della Democrazia Cristiana con i suoi alleati laici e socialisti,
Ma il 92 è anche l'anno, diciamo così, arriva esattamente a cavallo e alla fine di due processi storici di natura fondamentale. Il primo è quello della guerra, della fine della Guerra Fredda. La Guerra Fredda finisce, diciamo, col crollo della divisione fra le due Germanie, il cosiddetto crollo del muro di Berlino, si trascina la crisi del comunismo sovietico fino al 1991. E nel 1991 accadono due cose fondamentali. La prima, appunto, il rovesciamento di Gorbaciov a Mosca. La seconda, l'entrata in guerra di una coalizione dell'Alleanza Atlantica e anche della Nuova Russia sotto l'egida delle Nazioni Unite contro l'invasione dell'Iran, del Kuwait da parte di Saddam Hussein, che era il dittatore dell'Iraq. La questione, diciamo, che si pone, la questione che si pone in Italia è legata fondamentalmente al passaggio di epoca, cioè come il sistema democratico possa attutire la fine del bipolarismo mondiale. E quali sono le condizioni nuove che determinano oggettivamente le possibilità che il sistema democratico possa reintegrare le forze, in particolare quella del PC, che avevano aderito ad un campo politico internazionale diverso, anzi addirittura ostile nei confronti del sistema occidentale. Perché se un giovane studente non si interrogasse per quale ragione l'Italia è stata così per a lungo attraversata dalle sue divisioni, si può rispondere con una frase molto semplice, e questo vale anche per le culture laiche, liberali e radicali, cioè di fronte alla scelta, l'opzione fra aderire al campo occidentale e al campo dell'imperialismo sovietico comunista, una parte della sinistra democratica, liberale, laica, quindi anche socialista, scelse l'opzione occidentale. E questa condotta, questa scelta di fondo, questa scelta di campo, poi si sarebbe detto più avanti, no? È quella che ha dettato e che ha influenzato, ha orientato e quindi determinato i fatti che sono accaduti in Italia dal dopoguerra fino al 1992. E quindi quello che è avvenuto nel 92 è la coda della fine della Guerra Fredda, ovvero la Guerra Fredda regola i suoi conti, e i conti che vengono regolati afferiscono a una serie di campi, compreso quello della criminalità organizzata, che in qualche modo fa esplodere il contraddittorio rapporto fra una parte, diciamo, della criminalità organizzata e la Democrazia Cristiana dell'epoca in Sicilia, lo stesso Partito Comunista e i suoi addentellati con un pezzo rilevante, diciamo così, del servizio sovietico che stazionava in Italia, il KGB, il cambio di gestione da parte dell'amministrazione americana, da parte che trasferì la competenza politica e quindi anche, diciamo, militare e poliziesca dalla CIA all'FBI, che non a caso orientò tutte le vicende che successivamente al 92 si susseguirono, compresa la cosiddetta inchiesta di Mani Pulite, in cui certamente, come si è scoperto poi dalle carte successivamente, parte di quell'inchiesta fu, se non orientata, se non guidata, certamente orientata, gestita da pezzi, diciamo, di magistratura italiana in combutta, io direi, in relazione con il servizio segreto americano, con l'FBI, cioè con la polizia americana, di cui per esempio Antonio Di Pietro era uno dei maggiori esponenti, per non parlare di altro, insomma. Ora, il 92 la legislatura si chiude in un frangente molto particolare, nel senso che si vota il 5 aprile, si deve rieleggere il capo dello Stato, ma Cossiga è ancora in carica.
e Cossiga l'indomani del voto potrebbe, anzi sarebbe in qualche modo obbligato a essere lui il capo dello Stato che assegna il mandato, diciamo, al nuovo Presidente del Consiglio. Cossiga, che se ricordate bene, si rivolse alle Camere affinché il Parlamento affrontasse con energia, decisione, dinamismo le riforme istituzionali che il Paese necessitavano, fu invece investito da una lunga e martellante campagna di sputtanamento sia da parte del PC, PDS, da parte di Occhetto, ma anche da stessi settori della Democrazia Cristiana, evidentemente per evitare che lo stesso Cossiga avesse, in qualche modo, pensasse di replicare il proprio settennato, essendo stato comunque un settennato nel quale il presidente Cossiga aveva acquisito una certa autorevolezza. E quindi Cossiga fece il gesto clamoroso di dimettersi il 10 aprile del 1992, sostanzialmente lasciando un vuoto politico e determinando una condizione nella quale il capo dello Stato fu eletto in una situazione nella quale ancora il governo nuovo non si era formato. Questo generò naturalmente una grande confusione politica, e anche un certo sbandamento delle forze politiche anche al loro interno, e il famoso attentato e la morte del giudice Falcone, dopo 3 settimane di fumata bianca all'interno del Parlamento, determinò le condizioni quasi obbligate di una elezione del vecchio ministro degli interni, che era Oscar Luigi Scalfaro, candidatura peraltro molto, molto caldeggiata da Marco Pannella, insomma, che non solo era un vecchio amico di Scalfaro, ma pensava che in fondo in quel momento potesse essere, diciamo così, l'unica soluzione, effettivamente, come la chiamava lui. Ed è in questo contesto che si apre poi, diciamo, la slavina di Mani Pulite, perché è vero che un'inchiesta circoscritta dalla Procura di Milano a degli amministratori locali milanesi a un certo punto prende un'accelerazione e investe tutto il sistema politico con una forma, diciamo, devastante, perché è evidente che da lì a un anno il Parlamento fu sciolto, furono inquisiti pressoché il 40-50% dei parlamentari, furono messi sotto accusa, sotto inchiesta ministri, parlamentari, e tutte le forze politiche non si sottrassero a quella vera e propria slavina di carattere politico. Mi sembra un'ottima presentazione, perché anche il discorso del crollo del muro di Berlino, la fine della guerra fredda, cioè stiamo parlando proprio di temi che ormai nel programma di storia, almeno nei superiori, si studia e si affronta, quindi mi è sembrato diciamo esaustivo il discorso di Bobbo, proprio per presentare le ragioni, le motivazioni di quella rottura, di quella frattura legata al 1992. E anche il discorso della corsa al Quirinale, con i tempi, sono, diciamo, necessari anche per capire quella fragilità, quella debolezza istituzionale che si vive in quel momento, perché da una parte c'era un governo ormai, diciamo, dall'altra, alla fine di aprile si dimette il Presidente della Repubblica Cossiga, e quindi c'è un vuoto anche al Quirinale, e nel frattempo non c'è né il governo né il nuovo Presidente della Repubblica. Quando iniziano a votare per eleggere il nuovo capo dello Stato, i partiti non riescono a trovare un accordo, e quindi mi sembra iniziarono a votare dal 13 maggio, e tutte le votazioni andavano, diciamo, erano inconcludenti rispetto al quorum necessario, e fu la strage di Capaci che impose una soluzione immediata, perché le istituzioni in quel momento vivevano una fragilità di fondo. Quella, devo dire, che poi negli anni successivi ha sempre detto
di aver commesso tanti errori in politica, ma quello di Scalfaro lo considerava l'errore più grave, almeno nella sua autovalutazione. Che chi disse questo? Pannella, di non... ah, Pannella. Marco Pannella, che fu promotore dell'elezione, il principale promotore dell'elezione di Scalfaro, tra l'altro era stato ministro dell'interno del governo Craxi, di Bettino Craxi, e fu Pannella a convincere Bettino Craxi a puntare su Scalfaro. In quel momento Pannella pensò che fosse la soluzione giusta, ma poi negli anni successivi diciamo ritenne di aver fatto una scelta sbagliata, questo sul piano politico l'aveva sempre sostenuto. Però è importante far capire che le, diciamo, la strage di Capaci, la morte di Giovanni Falcone cambia un po' le carte in tavola, perché forse si sarebbe arrivata alla soluzione di un altro Presidente della Repubblica, ma l'accelerazione e quell'attacco allo Stato, a un uomo che ha rappresentato insomma la lotta alla mafia come nessun altro, impose una soluzione diversa e sicuramente si avviò poi verso la nomina di un incarico per il nuovo governo. Io avevo letto, non so se è vero, che invece Cossiga avrebbe avuto in mente di nominare come capo del governo, per formare il nuovo governo, Bettino Craxi, ma da quando, dal 5 aprile a maggio, il nuovo capo dello Stato, evidentemente già qualcosa era cambiato, già Mani Pulite aveva mosso i suoi passi nella direzione che stringeva l'allora leader segretario del Partito Socialista Italiano in una morsa che gli impediva di assumere questo incarico, e quindi si scelse su una terna diversa, sempre di esponenti del Partito Socialista. La scelta era tra Amato, Claudio Martelli e Gianni De Michelis, e poi la scelta ricadde su Amato. Ecco, ridò la parola a Bobo, a Vittorio, per riprendere il filo un po' del discorso. Ma sostanzialmente quello che si può analizzare, diciamo, è che la prospettiva politica italiana in quel momento per una soluzione, diciamo così, bene ordinata della transizione e poi dell'entrata dell'Italia in Europa e successivamente, diciamo, per gestire anche il post comunismo e le crisi che il comunismo aveva lasciato attorno a noi a partire dalla crisi jugoslava. Non dimentichiamo che mentre noi discutiamo di questo, contemporaneamente da un anno è divampata una delle guerre più sanguinose del dopoguerra, secondo conflitto bellico mondiale, cioè la guerra civile in Jugoslavia, dove gli interessi europei sono radicali. C'è da un lato la Germania e il Vaticano che spingono e soffiano sul fuoco a favore dell'indipendenza croata, e c'è una posizione francese e italiana molto, diciamo, molto incline a evitare di umiliare la nazione serba, e quindi ci si attarda anche nell'accettare l'indipendenza della Slovenia, e soprattutto si vuole evitare che il conflitto serbo-croato lambisca anche le nostre coste, cosa che invece vuole impedire. L'idea, diciamo, degli americani, che in quel momento stavano passando da un'amministrazione repubblicana ad un'amministrazione democratica, è che il processo europeo dovesse essere in qualche modo rallentato, perché da un lato era inevitabile che il processo europeo avrebbe introdotto anche quello che si potrei considerare, e si considera oggi anche per loro, una specie di
di problema, cioè il fatto che gli europei si unissero in una moneta unica. Ora non dimentichiamo che non siamo in presenza di un mondo globalizzato e quindi i competitori internazionali in quel momento sullo sfondo rimangono, diciamo, i paesi occidentali. I grandi della terra sul piano economico sono sostanzialmente i paesi anglosassoni e l'Europa. E oggi invece, se guardiamo la mappa, diciamo, del mondo, sia in termini geopolitici che in termini economici, sappiamo che siamo in presenza di altri attori, no? Fondamentali. La Cina, l'India, il Brasile e tutti, diciamo, tutti i player che sono nati in questi anni e allora non mettevano la faccia fuori. E quindi era come se a un certo punto, alla fine, al crollo del muro di Berlino, alla fine del comunismo, si dovessero regolare i conti dentro il campo occidentale. D'altronde i tanti commentatori, filosofi, studiosi dell'epoca individuavano questa come la fine della storia, cioè una volta evaporata la logica di Yalta, cioè quella della divisione fra i due blocchi, il mondo occidentale, quel mondo civile, liberale, democratico, avrebbe vinto la sua partita e che quindi c'era solo un problema di, come dire, di ridistribuire gli utili di questa, diciamo, di questa straordinaria vittoria. Ed era evidente per gli americani che in quel momento sarebbe stato meglio avere un'Europa più debole, che giungesse più fragile ad un processo di cambiamento, di evoluzione del quadro. Infatti, se è vero che in Italia scoppiò Mani Pulite, però parimenti sia in Germania che nella stessa Spagna assistiamo grosso modo ad uno stesso fenomeno, quale sostanzialmente che per la prima volta i governi e il potere politico è fortemente insidiato da un altro potere autonomo o dello stesso potere dello Stato, che è il potere della magistratura. Cioè entra in campo per la prima volta in modo prepotente nella, diciamo, nello svolgimento di un'azione che a questo punto afferisce, che diciamo così, sconfina nella capacità di orientare e influenzare il potere politico. Noi, mi rivolgo anche a te, che sei stato uno dei protagonisti di quella stagione, certamente noi individuammo uno dei talloni di Achille del sistema democratico italiano, era quello della macroesposizione, della macroautonomia della magistratura, di vita in correnti, il referendum, tra l'altro lo vincemmo a mani basse nel 1987, l'indomani dello scandaloso caso Tortora. Ma non paventavamo all'epoca, non immaginavamo che una volta, diciamo, risparmiati dalla possibilità di riformare se stessi, i magistrati si autodeterminassero non soltanto mantenendo un grado elevatissimo di autonomia e di arbitrio giustizia civile e penale, ma che addirittura debordassero provando, diciamo, a delineare per se stessi il carattere del vero e proprio potere politico, configurandosi come vero e proprio potere politico. La crisi del sistema politico italiano apre le porte per la prima volta nel nostro paese. Non era mai accaduto nel dopoguerra, fatto salvo quella brevissima periodo in cui spaventava il colpo di Stato dei colonnelli, il golpe Valerio Borghese. Sono molto contento dell'intervento di Craxi, perché, come ha detto lui all'inizio, lo confermo, la stima che abbiamo nei suoi confronti ci ha spinto a chiamarlo, e questa stima è stata ben riposta, è stata una fiducia ben riposta, perché si sono toccati quei punti nevralgici di quel momento del 1992 che sono diventati di grandissima attualità, cioè una grande attualità legata a quei punti come la questione europea, che è uno dei punti cruciali che stiamo attraversando in questo momento, il tema della giustizia, e abbiamo visto anche a livello
di cronaca, quello che è accaduto, le intercettazioni che ci sono state, di come funzionavano certe nomine nella magistratura e alcuni sistemi che, pur essendo stati già, diciamo, si era già dettato di riformarli, no? Con i referendum sulla separazione delle carriere, sulla responsabilità civile dei magistrati, ma anche sulla riforma del CSM, tutte cose che in quel 1992 erano in piedi. Forse erano quelle riforme, tra le altre, come quella della legge elettorale, istituzionale, eccetera, che si richiedeva al Paese, che Cossiga espose al Parlamento come richiesta prima di dimettersi. Il tema poi dei partiti, come entrare in crisi, partiti storici in quel momento rispetto al tema dei finanziamenti, eccetera, questo discorso vale oggi come prima, cioè si ritorna a parlare anche della necessità di recuperare le culture politiche e quindi anche ovviamente la cultura politica cattolica, la cultura politica socialista, liberal socialista, riformatrice, la cultura politica repubblicana, la cultura politica di una destra nazionalista. Tutto questo sta ritornando a galla, perché forse l'attualità delle culture politiche non va confusa con le ideologie, con gli ideologismi, no? Gli ideologismi sono delle costruzioni mentali, delle costruzioni astratte spesso, che però sono crollate appunto definitivamente già con la caduta del muro di Berlino, e quello che sopravvive invece è un socialismo liberale come elemento diciamo vincente rispetto allo scontro tra est e ovest che ha attraversato il dopoguerra e la guerra fredda. Quindi questo percorso diciamo riporta oggi di grande attualità quel filo che si era interrotto, non a livello ideologico, che secondo me va consegnato al passato, ormai è stato consegnato al passato proprio nel 1989, nel novembre 89, ma ritorna d'attualità nella sua capacità di diventare anche una filosofia della libertà, no? Il pensiero liberale è una filosofia della libertà, ma anche il socialismo liberale, quello di Rosselli, dei fratelli Rosselli, Carlo e Nello Rosselli, oppure di Gaetano Salvemini, anche di Loris Fortuna, insomma tutto un percorso che arriva ovviamente a Bettino Craxi, è quello di un socialismo liberale, e cioè di una filosofia della libertà e di una filosofia della giustizia sociale. Ecco, tutti questi temi, quello dei partiti, quello dell'Europa, quello della giustizia, sono oggi i punti. Quello della legge elettorale. La legge elettorale, le riforme di cui si chiedeva al Parlamento nel 92 sono ancora qui. È vero, ci sono state grandi vittorie, abbiamo detto, sulla giustizia, sulla separazione di carriere dei magistrati e giudici, sulla responsabilità civile dei magistrati, sulla riforma del CSM, che tra l'altro Falcone anche aveva proposto nei termini in cui poi i radicali e i socialisti stavano portando avanti. In quel momento, lì dove c'era forse la possibilità di fare quelle riforme, Pannella mi ricordo che era convinto che quello fosse il miglior Parlamento possibile della storia della Repubblica e che avrebbe potuto fare quello che gli altri precedentemente non erano riusciti a fare, cioè la grande riforma di Craxi che aveva coinvolto tutto il, diciamo, la classe dirigente del Partito Socialista Italiano dalla fine degli anni 70 a tutti gli anni 80, non aveva trovato ancora il suo compimento. Ecco, nel 92 forse in quella crisi, in quel clima, c'era forse la possibilità di attuare qualcosa che purtroppo, essendo stati spazzati via i partiti storici, cioè come ho detto l'altra volta, no, in genere si dice si butta il bambino con l'acqua sporca. Ecco, buttarono
il bambino e ci siamo tenuti l'acqua sporca, cioè la partitocrazia è sopravvissuta ai partiti storici ed è andata avanti raggiungendo poi gli apici del populismo, del sovranismo, degli estremismi che hanno polarizzato lo scontro e quindi portato ad un clima che oggi vediamo da tutti i giornali non crea i presupposti per pensare ad una riforma, presupposti che invece sarebbero necessari. Quindi quei temi, quelle discussioni di allora, di cui parlò Bettino Craxi nel suo discorso del 3 luglio 92, sono ancora tutti sul piatto, sono tutti ancora sul tavolo e vanno tutti affrontati. Forse quella matassa va recuperata per ritrovare il bandolo e anche il bandolo del socialismo liberale, democratico. Tra l'altro ho letto l'articolo di Bobbo sul Riformista che si rifà all'intervento di Fabrizio Cicchitto sul Partito Socialista Terzo Tipo e quelli sono tutti temi che erano presenti nel 92. Abbiamo perso quell'appuntamento per tutte queste ragioni. Oggi ci ritroviamo come purtroppo di grandissima attualità. Quindi ridò la parola a Vittorio per diciamo, riprendere questa attualità di quei tempi e di quel discorso del 3 luglio. Ma intanto scusatemi che mi sono allontanato. Allora, il problema sullo sfondo rimane la riforma dello Stato. La riforma dello Stato che non attiene soltanto a questo punto, solo al funzionamento delle istituzioni, alla sua velocità, quella è una parte che peraltro fu in qualche modo enfatizzata durante il famoso referendum di Matteo Renzi, che naturalmente avendo stressato una posizione, diciamo, sul piano personale, ha in qualche modo inciso sulla mancanza, diciamo, di consenso che poi successivamente nel paese non è riuscito a ottenere, e in realtà appaiono sempre come delle iniziative di carattere estemporaneo. Noi abbiamo in questo momento sullo sfondo e nella prospettiva abbiamo secondo me due compiti, uno di carattere interno e l'altro di carattere internazionale. Il carattere internazionale, secondo me, è anche il portato delle decisioni che sono state assunte proprio questa settimana circa l'impegno finanziario che, in ragione naturalmente della pandemia che ci ha appena colpito e che ci sta colpendo, ma che più che altro la forma attraverso la quale si intende dare sostegno così vasto e così importante e capiente nei confronti dei paesi impegna il carattere mutuale e dello scopo dei finanziamenti. Questo per la prima volta avviene, cioè la mutualizzazione di scopo all'interno dell'Unione Europea rovescia tutta l'impostazione che è stata fino ad oggi quella dell'Europa. E in prospettiva definisce anche la possibilità che la stessa mutualizzazione di scopo avvenga su alcuni altri terreni, per esempio quello della difesa, della sicurezza, che è uno dei grandi capisaldi, diciamo, dei federalisti europei. La difesa comune, la giustizia comune, va bene che se ne parlo e che qualcuno sa di che cosa si intenda. Ed è propedeutica ormai. Qualcuno l'ha definita giustamente, c'è stata una posizione della Merkel hamiltoniana, cioè il, diciamo, pre-jeffersoniana, e che è propedeutica agli Stati Uniti d'Europa. È una posizione questa dei popolari europei, dei popolari tedeschi in particolare, dei cristiano-democratici, che sono naturalmente ispirati dalla corrente di Adenauer, ma sostanzialmente che per la prima volta ricorda molto da vicino l'impegno del federalismo americano che poi sfociò appunto in quelli che sono stati gli Stati Uniti d'America. Per fare questo sarà necessario prima riformare la Costituzione europea, cioè adeguarla ai nuovi tempi e alle nuove, diciamo così, filosofie che la regolano, quindi non più l'Europa
il cui regolatore è quello della finanza e della banca europea, ma piuttosto l'Europa che definisce le proprie politiche economiche in ragione dello scopo mutualizzato e quindi del rischio che viene assunto in modo in un principio, in un nuovo valore di reciprocità che finalmente l'Europa intende assumere come tale, e a discendere, a scalare, sarà necessario che le nazioni scrivano i loro statuti, ovvero sia le loro costituzioni. Io chiamerei gli statuti, nel senso che io considero le nazioni europee alla stregua di una regione del nostro, no? Non ci sono le costituzioni regionali, ci sono gli statuti regionali. A nostra volta, il paese in cui noi ci troviamo, l'Italia, dovrà, devolvendo un pezzo, quote di sovranità verso l'Europa, dovrà riscrivere la propria Costituzione. Dentro questa riscrittura è chiaro che nasceranno inevitabilmente le necessità di rendere il più possibile omogeneo l'impianto costituzionale democratico dell'Unione Europea, sul campo della giustizia, sul campo del fisco, sul terreno dei diritti civili. Cioè noi ci avviamo, pur mantenendo, come è giusto che si mantenga, l'identità, il valore della patria, della nazione, della sovranità, tutto quello che vogliamo, ma che dentro in una cornice più ampia, che è quella che secondo me si adatta meglio al mondo che abbiamo visto, ha implicato sempre di più e implica sempre di più, parlo del mondo globalizzato, la capacità di unire e di rendere compatibile e più grande ciò che invece oggi in realtà sembra molto piccolo. È anche una logica numerica. Il continente europeo è il secondo PIL del mondo, quindi noi stiamo parlando di un continente che è uno dei grandi fari dell'umanità, no? L'Unione Europea. E quindi una volta, e capisco che il populismo, che il sovranismo in questo momento si trova in una grande difficoltà, perché può far leva soltanto sulla rabbia e sulle difficoltà del momento, ma non è una proposta politica. Cioè io sono assai sensibile, diciamo, alle difficoltà politiche, di politica economica, e capisco che esistono delle emergenze che vanno aggredite e padroneggiate, ma sullo sfondo però vedo la necessità, anzi l'obbligo, di ridisegnare nuove istituzioni. Quindi il tema politico, il dibattito politico, secondo me deve essere superato e rilanciato verso una prospettiva molto, molto diversa. Noi stiamo perdendo tempo nelle discussioni, diciamo, interne, no? Le mascherine, la Meloni, Conte, sono tutte cose, secondo me, che non hanno a che vedere con l'elemento di prospettiva che si è avviata con questa nuova fase. Cioè il 2020, la pandemia, che ha la stessa caratteristica di un classico dopoguerra, è un po' lo snodo, per tornare alle cose che ci siamo detti all'inizio, equivale un po' all'89-92, è una fase della storia, è un tornante della storia decisivo questo. E quindi quando ci sono i tornanti della storia decisiva, la tendenza di molti è quella di non cogliere questo elemento, no? E di farsi travolgere dagli eventi. Invece una classe dirigente che capisce, intuisce qual è l'orizzonte dentro il quale, e la tempera dentro il quale noi ci stiamo emergendo e ci stiamo rivolgendo, verso il quale stiamo andando, si governano meglio i processi. Siccome tra l'altro il bagaglio a disposizione è enorme, la cultura europeista di tante parti, diciamo, del mondo democratico italiano, di sinistra, laico, liberale, radicale, e parlo per l'Italia, ma di più, insomma, se ormai è maturata ormai una generazione che capisce che l'universo mondo è sempre più ristretto e si fa fatica a immaginare l'Italia fuori dal, diciamo, da un contesto che è molto più ampio. Perché è il mondo in cui noi stiamo vivendo ha sancito proprio con l'epidemia, nonostante i suoi effetti diseguali, è che, come si è detto tante volte, no? L'ha detto il Papa, lo diciamo noi, siamo stati tutti sulla stessa barca per 4 mesi, siamo ancora sulla stessa barca.
l'umanità vive in questo momento una condizione, diciamo, simile. Le istituzioni devono adeguarsi a questa condizione nuova che si è generata nella società, e la società democratica deve tenere conto di tanti fattori che prima non esistevano. Il fattore necessario, decisivo della scienza, per esempio, che è un pilastro fondamentale, senza farci travolgere dalla espertocrazia, come la chiamo io, però non possiamo non vedere quanto sia necessario il conforto, il concorso della scienza, no? Nelle decisioni che si intendono assumere. E quindi predisporre un sistema politico democratico che integri, che sappia assimilare dentro le sue classi dirigenti. E invece cosa si è preferito in questi anni di globalizzazione? Una finanza dominante, un sistema politico tutto sommato debolissimo, meglio se squalificato. E questo ci ha portato verso la difficoltà che abbiamo vissuto fino ad oggi e che invece può essere superata, perché dagli errori, dall'esperienza, dalle tragedie naturalmente non si può che uscirne in modo migliore. Ecco, questo è quello che io mi auguro. L'alternativa è il conflitto permanente, insomma, no? È la rivoluzione permanente, ma è uno stato, diciamo così, che non, dentro il quale io non vedo che la democrazia poi alla fine deperisce e rischia di punto di diventare qualche cosa d'altro. Siccome però il paese è un paese maturo, insomma, è un paese democraticamente maturo, e quindi non, anche volendo non vedo rischi. Vedo perdite di tempo, questo sì, il populismo ci sta facendo perdere tempo e non ci sta portando in un regime, perché poi alla fine è impossibile, insomma, non è complicato fare, però ci stiamo perdendo un mare di tempo, cioè il populismo non ci aiuta a riflettere sulle grandi opportunità che invece stanno scaturendo, e una di queste è l'Europa. Che c'è, che esiste già e che va regolata e che in qualche modo si è data una sua vocazione. Lo ha fatto la Germania, e concludo, ma perché l'ha fatto la Germania? Perché la Germania è l'unica nazione dentro la quale hanno convissuto per anni le due grandi tragedie del secolo. Hanno convissuto nel senso che sono stati vittime prima del nazismo e poi della divisione generata, essendo la Germania divisa, tra la Germania occidentale e quella comunista. Hanno avuto la Stasi e l'SS. Quindi i tedeschi sanno bene qual è il rischio e il pericolo di una svolta autocratica autoritaria, ed è la ragione per la quale hanno rilanciato. Hanno addirittura, in qualche modo, rovesciato la loro impostazione di politica economica e monetaria, che è stato per anni rigoristica, è stata per anni, invece hanno partecipato addirittura in solido ai prestiti di Stato. Il rischio se lo stanno assumendo loro come Stato. Sì, poi dice quello, bisogna fare le riforme, intendiamoci, nessuno dà i soldi così, nessuno regala i soldi, però quello che è chiaro è che sul piano politico la Germania ha assunto la guida politica dell'Unione Europea, e l'Italia deve adeguarsi, non a dire signor sì, ma essere all'altezza di questa grande sfida, così si riconcilia anche con le nostre tradizioni, che sono tradizioni che hanno costruito l'Europa, il federalismo di Spinelli, l'europeismo dei democristiani e l'europeismo dei socialisti degli anni Ottanta. E intervengo anzitutto perché mi trovo in sintonia con il discorso, quindi rinnovo la stima visto il discorso che è stato fatto da Bobbo, e volevo dire che personalmente, facendo una fotografia del motivo per cui le parole del capo dello Stato attuale, cioè del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di coesione, di rapporto tra i partiti che sia di ritrovato dialogo, seppur nel contraddittorio, sulle basi comuni, su quello che è il comune sentire anche rispetto alla nostra carta costituzionale e ai principi costituzionali, questo non si riesce a creare, perché il risultato delle elezioni politiche del 4 marzo 2018 non ha dato
diciamo il quadro attuale che abbiamo di una maggioranza del governo. Quindi c'è una stortura che si è avviata fin da subito, perché il risultato, l'esito elettorale delle ultime elezioni politiche 2 anni fa non ha dato vincitori. Hanno, attraverso una legge elettorale, diciamo, complicatissima, impossibile da spiegare, ovviamente sono stati tutti vincenti. Il centrodestra come coalizione è stato vincente, ma non aveva i seggi e abbastanza numericamente parlamentari per formare una maggioranza e quindi formare un governo. Il Movimento 5 Stelle invece sulla quota proporzionale è risultato il primo partito, quindi pur avendo avuto meno voti del centrodestra, il Movimento 5 Stelle è stata la lista più votata. Il Partito Democratico, con ancora all'epoca c'era ancora anche Renzi, non aveva perso, perché comunque aveva mantenuto un suo 20% di voti, era diventato un po' l'ago della bilancia. Ora, sia la scelta che fu fatta nel giugno del 2018 della maggioranza Lega 5 Stelle, che fu un vero e proprio ribaltone, che non era il risultato elettorale richiesto dai cittadini, che non fotografava questa situazione, una situazione, siccome c'era ancora quota uninominale maggioritaria, non dava un risultato di alleanze tra Lega e 5 Stelle, perché con grandi vittorie sui referendum, anche sulla legge elettorale, è giusto che i cittadini sappiano prima di votare chi sono le persone e le forze politiche che si alleano, a meno che non si faccia una scelta totalmente proporzionale. Io, se voto Movimento 5 Stelle, voglio sapere prima che poi fa il governo con la Lega di Salvini, o viceversa, se voto la Lega di Salvini, voglio sapere prima se poi fa il governo invece che con la Meloni, con Berlusconi, fa il governo con il Movimento 5 Stelle. Queste cose, diciamo, sono uno strappo alla volontà popolare, cose che sono costruite nel palazzo. Questa fotografia costruita nel palazzo non è la fotografia della realtà dell'esito elettorale di 2 anni fa, tantomeno lo è questo governo, che è un governicchio. Per fare le cose che dice Bobbo, bisogna avere un governo con una credibilità, un'autorevolezza, una classe dirigente politica preparata che sappia essere all'altezza delle grandi sfide di questo tornado che arriva, che è il tornante della storia. E se non ci sono persone che hanno un'esperienza, una capacità, un'autorevolezza, una preparazione in grado di farlo questo tornante, e credo che noi perdiamo un'altra occasione come nel 92 e ritorniamo in questa transizione infinita di un eterno presente senza passato e senza futuro. Quindi anche oggi il Movimento 5 Stelle, che prima vedeva il PD come il diavolo in persona, e il Partito Democratico che rifiutò qualsiasi accordo con il Movimento 5 Stelle dopo il voto, e quindi impedendo qualsiasi accordo di maggioranza per formare un governo, perché i due avevano fatto campagna elettorale l'uno contro l'altro, oggi governano insieme, ma questo non è la realtà di quello che è il risultato, l'esito, il panorama anche, diciamo, popolare del voto dei cittadini. Il voto dei cittadini oggi, secondo me, rispetto a quel risultato, ci dice che bisogna mettere insieme le forze in campo rispetto a un disegno comune, che deve mettere, diciamo, in conto anche una prospettiva costituente, forse di eleggere un'assemblea costituente, magari non con gli attuali parlamentari, di avere un governo diverso, in grado, io ho sempre detto, un governo guidato da Mario Draghi, con i leader politici nel governo, che possa affrontare in maniera più in grado di essere pronta alla sfida che ci si presenta davanti, che è quella di oggi. Solo così si riesce a creare una coesione, perché il presidente del Consiglio Conte non può essere il presidente buono per tutte le stagioni,
è come se il Movimento 5 Stelle si fosse posizionato al centro del panorama dell'emiciclo, ha fatto prima la maggioranza con la destra di Salvini, adesso sempre nella stessa legislatura la fa con la sinistra del Partito Democratico, e questo in realtà con lo stesso identico Presidente del Consiglio. Questo è segno, non è un giudizio politico, è segno di debolezza, è segno di un governo che non ha le basi solide di un consenso elettorale che ha sancito questa maggioranza, che è una maggioranza di palazzo. Dobbiamo ritrovare quella coesione per mettere insieme anche le diversità, per cogliere il passaggio di questo tornante e puntare a fare anche un'assemblea costituente e ricostruire. Qui sono tutti distruttori, sono passati i carri armati, sono passati i rottamatori, sono passati le ruspe, tutti distruttori. Oggi è il tempo dei costruttori. I russi, sono arrivati anche i russi. I russi, sono arrivati tutti i cinesi. Quindi voglio dire, guarda, io ti dico, insomma, manco un anno alla fine della legislatura, io non credo che succederà grandi scossoni. Naturalmente io posso condividere il giudizio, sai com'è, il buongiorno si vede al mattino, la legislatura è nata male, è finita peggio, con questo contenimento del danno, diciamo, con questa riduzione del danno, anche se purtroppo i danni vedo che su diversi terreni sono stati fatti nonostante la presenza del Partito Democratico. Però leggo anche i sondaggi, cioè l'orientamento di fondo del popolo italiano. Il popolo italiano in questo momento dà la maggioranza, la stragrande maggioranza dei voti, cioè il 55-56% viene riservato alle forze che noi definiamo populiste, antieuropeiste, e questo naturalmente non può non farci riflettere. Quindi non esiste un blocco del consenso, del buon senso italiano, perché ci sono classi sociali impoverite che hanno pagato prima il prezzo della crisi del 2008 e oggi addirittura questa crisi di ritorno. Quindi non c'è dubbio che i comportamenti elettorali alla fine si riflettono, insomma, in tutto questo ragionamento, che è un ragionamento che naturalmente condivido, il fatto che si debba, il tornante della storia, arrivarlo con un appuntamento, con delle forze, con un forte consenso popolare, e solo che i partiti così democratici come li abbiamo conosciuti nella Prima Repubblica sono venuti meno, e quindi prevale la politica del consenso attraverso la propaganda e l'opinione, attraverso i slogan, i talk televisivi, e questo trasfigura moltissimo questo messaggio politico e orienta e influenza un elettorato in modo diverso. C'è una volatilità dell'elettorato, e questo potrebbe anche da un certo punto generare una nuova, diciamo così, potrebbe generare questa volatilità un nuovo blocco sociale, politico, democratico, realmente occidentale, realmente europeista. L'appuntamento è quello del referendum, diciamo, di conferma del nuovo statuto. Abbiamo 4-5 anni di fronte, davanti, nel quale costruire i nuovi pilastri della nuova Europa e quindi anche della nuova Italia. Secondo me questo è il lavoro di lunga lena che va in prospettiva messo in campo. Cioè, un governo di tecnici guidato da Draghi in questo momento, per quanto io lo apprezzerei, certamente con i politici, sì, i leader, non tecnici. Sì, un governo di fine legislatura, insomma, è veramente una minestra che abbiamo visto, ma non perché io sia contrario, sicuramente sarebbe più gradito anche ai mercati e anche sul piano internazionale. Però mi limito ad osservare che la vera, diciamo, che la vera svolta ce l'hai quando radicalmente tu poni chiedi all'elettorato, fai una domanda secca. Cioè, tu vuoi stare in Europa sì o no? Vuoi avere questa domanda secca non è mai stata fatta, e noi ci siamo trovati l'indomani del 92 con partiti che stavano sostanzialmente nel campo sovietico
ce li siamo ritrovati improvvisamente più filo occidentali e più filo atlantici di quanto non fossimo noi. Mi riferisco al PDS, no? Che cambia spalla al proprio fucile delle alleanze internazionali e non ci spiega neanche come mai questo possa essere avvenuto, no? Sempre naturalmente confidando nel fatto che in una mezza frase di un'intervista a Giampaolo Pansa Berlinguer si lasciò sfuggire che avrebbe accettato l'ombrello della NATO. Poi, 4 mesi dopo, e stiamo nel 1981, Berlinguer affermava la stretta attualità del leninismo, cioè della rivoluzione di Lenin del 1919. Eravamo nell'Italia negli anni Ottanta, no? Quindi per capire quali sono stati, come dire, le ambiguità, le compromissioni, i trasformismi della politica italiana. Io non voglio fare più facile di quello che è una questione che è molto complessa. Ricostruire un sedimento, un sentimento democratico, occidentale, europeista, è un fatto molto, molto difficile, soprattutto perché sono venute meno le forze che nel bene o nel male nel post 92 hanno mantenuto in piedi nel bipolarismo hanno mantenuto in piedi un blocco democratico che non aveva mai messo in discussione le scelte internazionali, no? Né il centrodestra di Berlusconi né il centrosinistra di Prodi si era mai sognato, no? di mettere in discussione né l'Europa né la NATO né tutto questo quello che ha detto. Però quel periodo lì sta alle nostre spalle. Sono subentrati nuovi fattori, la crisi ha generato i populismi naturalmente non hanno saputo dare risposta alla crisi e d'altronde e parimenti anche la stessa vicenda della pandemia ha dimostrato che la stessa finanziarizzazione dell'economia e della globalizzazione economica e il turbocapitalismo non è riuscito a governare i processi come le crisi pandemiche, no? Non riesce a contenere il cambiamento climatico, perché l'esigenza di macroproduzione determina ancora condizioni ambientali che mettono a rischio la biosfera in tutto il mondo. Tutto il pianeta è a rischio in questo momento, no? La fine della glaciazione, i fenomeni a cui assistiamo sostanzialmente mensilmente, no? In tutto il mondo, di fenomeni che non sono sotto controllo, che l'uomo non riesce più a controllare, e più queste emissioni nell'atmosfera di anidride carbonica attraverso la produzione mette il nostro pianeta fortemente a rischio. Di più, si è determinato le condizioni e pare che una dei fattori determinanti e scatenanti la debolezza dell'organismo umano dinanzi al virus epidemico, il virus del Covid, sia stato la pollution, cioè fattori di inquinamento ambientale, lo smog e lo smog determinato dall'emissione dell'anidride carbonica delle macchine, ma c'è anche una forte componente legata ai macro inquinamenti determinati dagli allevamenti intensivi. Perché avviene in quell'area particolare della Padania, o della Padania, per dirla col poeta, visto che l'accento potrebbe andare sulla I, perché quell'area è fortemente attraversata dai sistemi di produzione agricole che sono allevamenti intensivi. Gli allevamenti intensivi determinano un grande fattore di squilibrio biologico e anche nella biosfera e con emissioni di inquinamento nella biosfera. Parliamo del Brasile. Il Brasile ha deforestato un pezzo dell'Amazzonia per poter allevare intensivamente i capi che poi servono al mercato americano. Cioè un maggiore consumo di carne nel continente americano, sud e nord, in particolare nord, ha generato la necessità di produrre in modo eccessivo. Questa produzione alimentare eccessiva, innaturale in definitiva, determina dei gravi squilibri. Ora, chi regola e chi può e cosa può determinare un cambio di passo nella gestione di questi fenomeni, che sono fenomeni nuovi? Nel 92 non esistevano, per capirci.
così come non esisteva e non è esistita per anni l'invasione dell'immigrazione. Ma noi eravamo convinti, noi, quando dico noi, parlo anche, non possiamo non dimenticare la lotta dello sterminio per fame, no? La lotta di Marco e di Emma, l'adozione del governo italiano del FAI, del Fondo Straordinario di Aiuto e Sostegno ai Paesi del Terzo Mondo, l'impegno anche di mio padre Bettino nel rapporto alle Nazioni Unite sul debito dei paesi più poveri e il grido d'allarme del 92, contenuto in quel discorso che tu hai citato questa sera. C'è un discorso che fa riferimento esplicitamente alla necessità di aiutare i paesi terzi, perché presto o tardi quelle migrazioni sarebbero state incontrollate. È così avvenuto. Quindi noi siamo di fronte a fenomeni che vanno governati, non con le chiacchiere, non con gli slogan. È inutile che facciamo arrivare i russi e i cinesi, le mascherine. Noi dobbiamo sapere che abbiamo un compito, diciamo, che è quello di essere all'interno delle grandi nazioni europee il faro anche della civiltà dell'umanità. Io mi auguro che ci siano forze politiche e democratiche che abbiano una sensibilità tale da considerare queste come temi da mettere in agenda in assoluta priorità. Perché di fronte a noi si è dischiusa una realtà che a questo punto non è più, non la guardiamo più attraverso uno specchio, attraverso uno schermo, ma la guardiamo attraverso uno specchio, perché la realtà e la società che sta, diciamo, che va in declino, in decadenza, è esattamente di fronte a noi. Basta uscire di casa e vediamo quali sono le difficoltà che incontriamo, no? Yeah.